Uno dei miei piatti preferiti durante la stagione autunnale ed invernale è il risotto, anche perché mi sbizzarrisco con vari ingredienti. Oggi prepareremo un risotto con salsiccia e vino rosso. Rick spella le salsicce e poi in padella mettiamo olio extravergine d'oliva, metà di una cipolla oppure poca come ne abbiamo messa noi, la salsiccia, nel frattempo prepariamo un brodo vegetale, del sedano, della carota e dei pomodorini. Poi aggiungo anche del basilico. I miei brodi vegetali per risotti sono spesso diversi, non sono tutti uguali. Poi, se devo fare un brodo vegetale per una semplice minestra, allora metto tutte le verdure e gli odori possibili. Una volta messo giù il riso, mettiamo anche del rosmarino e sfumiamo con un bel po' di vino rosso. Diciamo su per giù 3 bicchieri. Controlliamo la cottura mettendo di tanto in tanto il nostro brodo vegetale. Quanto ce ne serve? Se vi va, si può mantecare anche con del burro, della margarina o con del formaggio. Noi abbiamo preferito lasciare così. È pronto il nostro riso fumante, profumato al massimo, un super piatto autunnale e invernale, il risotto con salsiccia e vino rosso. Se ti è piaciuta questa ricetta, lasciami un like. E se non sei ancora iscritto, allora fallo. In questo modo rimarremo in stretto contatto, noi e voi, nel magico mondo dei bijou di Rick e Mary.